Vorrei tantissimo dire che il reflusso passa con il tempo, però purtroppo la verità è che non è così. Il reflusso passa se si fa qualcosa per farlo passare, perché ha sempre un'origine, che sia un cardias non molto tonico come tante altre cose. Se il problema è solo il cardias, facendo della terapia posturale e tanti altri accorgimenti, soprattutto in allattamento, migliorerà molto la situazione e si risolverà verosimilmente dopo i 18 mesi che il cardias assume una maggiore tonicità, diciamo la tonicità completa. Se però la causa non è la lassità fisiologica del cardias, ma è magari un'intolleranza alle proteine del latte vaccino, è magari una restrizione orale, è magari un'iperproduzione della mamma, ecco che senza degli interventi mirati e specifici, purtroppo il reflusso non passerà. Quindi il punto è, non bisogna aspettare che il reflusso passi da solo, ma bisogna intervenire prima possibile con delle azioni mirate che ci permettono di migliorare fin da subito la situazione. Che un bambino che reflussa è un bambino sofferente, è un bambino che avrà questo bolo che fa su e giù e si infiamma sempre di più, la situazione peggiora sempre di più.